Passiamo oltre. Salviette, ne ho tante. Passiamo subito a quelle che non penso che ricomprerò, anzi, sicuramente. Una è questa, Aloe, salviettine struccanti, erano 25 salviette, sì, non. Allora, principalmente l'odore. Io proprio forse ho proprio un problema con questa azienda. L'Equilibra ha dei prodotti, non dico che non siano buoni, sicuramente sono buoni. Hanno una profumazione che io non gradisco proprio, proprio per niente, proprio assolutamente non mi dà proprio, mi dà proprio fastidio, quindi. Non penso che le comprerò principalmente per la profumazione e in secondo luogo perché il potere struccante, insomma, non è che sia proprio dei migliori. Perché io comunque quando mi trucco, diciamo che il primo strato di trucco, quando appunto effettuo la mia skincare routine, appunto dopo, principalmente è quella serale, chiaro. Diciamo che il primo passaggio per me è rimuovere l'eccesso di trucco, cioè quello che è rimasto sulla pelle con le salviette. Non assolutamente non mi ha stupito, non mi è piaciuto più di tanto. Queste invece sono le Biocore acqua micellare 25 salviette struccanti con acqua di camomilla biologica e vitamina E, dermatologicamente e oftalmologicamente testato in morbido tessuto con cuscinetti massaggianti. Non mi sono dispiaciute queste, anche la profumazione era delicata, non era niente di troppo invasivo. L'unica cosa che non sono, nel senso, sono un articolo che si trova una volta ogni tanto da Eurospin, non è un prodotto permanente, quindi boh, sì, se lo ritrovo magari lo prendo, anche no, nel senso che ho trovato qualcosa di meglio. Boccio assolutamente queste, le boccio. Per una cosa soprattutto, il bruciore alla pelle che mi portavano. Evidentemente sono piene d'alcol che veramente non riesco veramente a reggerle. Non è problema di profumazione. La profumazione è una profumazione forse molto. Hanno esagerato forse con la profumazione perché è molto penetrante. Ma la questione è che appunto sulla mia pelle era un bruciore continuo, tant'è che queste le ho passate al mio compagno, le ha utilizzate lui appunto per rinfrescarsi, pulirsi quest'estate, ma no, assolutamente non le ricompro. Altra salviettina, Provenzali Bio, salviettine struccanti biologiche, 100% contorno naturale. Allargan, delicate su viso ed occhi, restituiscono toro alla pelle. Sì, non mi sono dispiaciute. L'odore, ecco, è sempre un po' particolare perché sono veramente molto molto sensibile agli odori, quindi diciamo che poi alla fine è quello che sì, ovvio, uno controlla la qualità, vede appunto quanto controlla, verifica la qualità del prodotto, ma se comunque ci sono delle caratteristiche che non piacciono, ovvio, poi dopo uno non lo ricompra. Diciamo che queste struccavano bene, era anche buona la consistenza del pannetto, della salvietta e tutto quanto, sono sempre quegli odori che, boh, non. Quindi non credo che le ricompro. Discorso differente, beh, allora qua voi dite, allora sei proprio fissata, sì. Non c'è niente da fare. Queste invece hanno un ottimo potere struccante e hanno anche un profumo che a me aggrada. Che dirvi? Forse l'unica pecca che posso dire di queste salviette, infatti l'odore è l'inconfondibile odore appunto dell'acqua alle rose, forse l'unica cosa è il prezzo, perché sono. Non c'è neanche scritto quante salviette sono. No, non c'è scritto. Però comunque siamo sempre sull'ordine delle 25 salviette, perché comunque la grandezza è sempre quella, no? Siamo sempre lì, la grandezza è simile. E quindi l'unica pecca appunto è il prezzo che costicchiano effettivamente per il numero appunto di salviette e la chiusura. Ecco, è sempre quella, perché chiaro, preferisco le chiusure così, quelle proprio con. Proprio ermetica, che comunque non prendano aria. È anche vero che comunque utilizzandole, come vedete, ne utilizzo parecchie, perché appunto è.
il primo step che faccio comunque la sera per la mia skincare, quindi è vero che non do neanche il tempo di seccarsi, però comunque se proprio è, signor Roberts, fate le chiusure, quelle appunto con la plastica, se posso permettermi. Poi, cosa abbiamo terminato? Detergente intimo, questo del Lacteseed. Probabilmente il pack adesso è cambiato, anzi sicuramente perché l'ho visto cambiato. Sì, mi piace molto, ottimo prodotto, non devo aggiungere niente, nel senso che è buono, probabilmente non è ottimo come Inci, però comunque è un buon prodotto. Ottimo, sì, penso che lo ricomprerò. Adesso nel frattempo sto utilizzando altro di cui appunto vi parlerò perché mi piace moltissimo, anche perché lo può usare anche la mia bimba, perché è fantastico. Però comunque è un buon prodotto. Mettiamo anche queste. Ok, rimaniamo sul beauty. Dischetti terminati, questi dei make-up fantastici, sì, mi trovo bene, soprattutto se li trovo in offerta li compro sicuramente perché alle volte dove io vado appunto a comprarli sono in offerta, c'è cioè il 3x2, quindi oppure il pacco da 3 comunque che costa di meno, mi trovo benissimo, ottima resa, fantastico. Questi qua di Sien sono sempre i mini pets, scusatemi. Non sono buoni quanto i demakeup. Costano ovviamente di più i demakeup. Questi costano sicuramente meno anche perché sono tantissimi, sono 140, ma lasciano sul viso i pelucchetti. Insomma, la qualità non è proprio ottima. Magari sono quelli che ho utilizzato io, boh, non lo so. Non so se li riprenderò altri, diciamo. Adesso sono riuscita a trovare di nuovo l'offerta del pacco da 3 dei make-up, mi trovo benissimo. Bene. Discorso invece differente per i maxi pad. Allora, questi qui del Carrefour assolutamente bocciati perché non appena voi andavate a metterci del liquido sopra si sfaldavano. Si sfaldavano, arrivavate sul viso che avevate tutto che vi grondava. Quindi non aveva proprio il potere appunto struccante di portare di rimozione, proprio veniva annullata. Quindi assolutamente bocciati, non li ricomprerò mai più. Discorso differente per questi qua dell'Esse Lunga. Ottimo invece, la trama è bella fitta, sono resistenti, sono in puro cotone, hanno il bordino, anche se imbevuti comunque rimangono compatti, rimuovono bene, ottimo. Altra salvietta che vi voglio appunto far vedere che ho terminato sono queste che ho sempre perennemente in borsa. Sono le Fresh & Clean 1000 usi disinfettanti con azione antibatterica. Io queste le uso dovunque, nel senso le ho in borsa, le utilizzo per me, le utilizzo per mia figlia, le utilizzo sempre, sempre. Sono fantastiche, il profumo è molto buono. È limonoso, sa di limone, quindi anche una buona profumazione fresca, fantastiche. Non mancano mai nella mia borsa, quindi questi saranno per sempre, li vedrete sempre nei prodotti terminati perché li ho perennemente. Poi, terminato dentifricio, noi usiamo spesso e volentieri il Sensodyne, questo è il Gentle Whitening, sì, ci piace. Sì, lo ricompriamo, quindi sì, terminato lo riprenderemo. Poi, creme corpo, creme barra olio corpo. Vedete che è eterno questo video, ho talmente accumulato tanta di quella roba che veramente c'è da diventare pazzi. Ottima crema, fantastica, fantastica. Leocrema, crema fluida. Body lotion all'olio di argan, olio di argan 100% biologico, nutre ed idrata 24 ore per una pelle straordinariamente morbida e vellutata. Profumazione irresistibile e seducente, si assorbe rapidamente in un'unghia. Ecco, quello che c'è scritto è quello che è. La profumazione è una profumazione estremamente orientale. La consistenza è una bella consistenza cremosa che sinceramente, di primo acchito uno non pensa che si possa assorbire in maniera così veloce. Questa crema voi la mettete
Scusate, sto perdendo la voce. La mettete e si assorbe in un attimo e vi lascia la pelle assolutamente morbida per tutto il giorno, con un profumo che vi rimane anche, vi si attacca sui vestiti, è piacevole, è meravigliosa. Compro, ricompro e ricompro. Ottima crema, veramente, soprattutto per chi si fa la doccia e poi dopo deve andare a lavorare e quindi non ama avere appunto queste creme comunque pesanti che hanno bisogno di un estremo massaggio, che poi dopo non si asciugano, che poi dopo mettere i vestiti è difficile perché non entrano, tirano. No, non avete problemi. Qua veramente andate sul sicuro, è perfetta. L'unica cosa, chiaro, deve piacere la profumazione. La profumazione è orientale, molto persistente. L'unica cosa, appunto, se volete provarlo, magari prima annusate un attimino l'odore, se vi piace, prendetelo perché è un prodotto eccezionale, eccezionale. Ricompro assolutamente. Cosa invece che non ricomprerò è il bio oil. Adesso qui ho soltanto la scatolina perché boh, deve essere da qualche parte scivolata la confezione. L'ho terminata, non penso che la ricomprerò perché ho visto che gli ingredienti sono veramente uno peggio dell'altro. Da che si chiama bio oil? Vabbè. Sì. Non, no, non penso. Come olio, infatti, adesso, soprattutto adesso che sono in gravidanza, mi sono, diciamo, dirottata su altro. Questo ce l'avevo, l'ho terminato, però appunto sicuramente non credo che lo ricomprerò. Non perché non sia buono, più che altro per gli ingredienti che ha. Non mi fa assolutamente impazzire. Ripeto, ho trovato altro, che mi piace di più. Quindi, finito, no, non credo che lo ricomprerò. Ho ricomprato invece questo qua della Rila Steel, elasticizzante. È un olio protettivo, emolliente protettivo con oli vegetali e vitamine. Buono, buono, anche la profumazione è un fiorito, ma molto, molto, molto delicato. L'unica pecca è che effettivamente costa un po' tanto. Sono 80 ml, io lo trovo in farmacia. Una volta lo trovavo anche nella grande distribuzione, all'Esselunga lo trovavo, adesso non, da un po' che non lo trovo solo più in farmacia. Costicchia un po', però ha un'ottima resa, soprattutto, ripeto, adesso io nella fase della vita in cui sono, diciamo appunto, ho bisogno comunque di mantenere sempre la pelle elastica e non mi dispiace assolutamente, molto buono, sì, l'ho già comprato e la che mi aspetta. Quindi, ok. Ho terminato lo scrub corpo, questo è del dottor Belter. Insomma, l'avevo comprato. Ok, l'avevo comprato dalla mia estetista. Allora, la profumazione. A parte che si vede ancora un po' il colorito e anche un po' di acqua della doccia. È tra il mango e tra il frutto esotico e il limone. Diciamo che non aveva. È uno scrub, ma che alla fine era una crema pseudo solida da passare sul corpo. Cioè, no. Non mi ha fatto assolutamente impazzire. Meno male che l'ho terminato perché non ne potevo più. Volevo arrivare alla fine. No, non credo che lo ricomprerò. Perché di scrub invece ho trovato, presumo, quello che fa per me. Ed è questo qua di Geomar, il Talasso Scrub. Lo faccio una volta alla settimana. È fantastico. Ovviamente, prima di comprare la taglia normale, la taglia di vendita, fortunatamente vendono anche queste che sono le monodosi, tra virgolette, perché sono comunque 85 grammi. Io con questo ci ho fatto due, sì, penso sì, due utilizzi abbondanti. Mi è piaciuto talmente tanto che infatti ho comprato la taglia normale, quella di vendita, ed è sotto la doccia che sto utilizzando. La utilizzo una volta alla settimana, è fantastico, ottima la consistenza dei granulini, l'effetto sulla pelle è fantastico, assolutamente sì. Maschere, apriamo il capitolo delle maschere. Mamma mia, ho fatto tante maschere. Allora, prima cosa, partiamo con queste maschere qua dell'HQ. Queste qui si trovano facilmente al supermercato e sono nello specifico la crema esfoliante con microgranuli, il siero antietà, ecco, maschere barra creme, ecco, correttore rughe e imperfezioni,
rughe, pori e imperfezioni, gel effetto lifting. Che dire? Sì, per provare si possono provare, non sono male, ecco, magari piuttosto le potrei ricomprare. Per utilizzare magari per andare in viaggio, perché la confezione comunque è comoda. Ecco, sì, ma non per utilizzo comunque normale utilizzo altri prodotti, ecco, non, diciamo che questi sì, li ricomprerò nel momento in cui magari andrò in vacanza, ho bisogno comunque di non portarmi appunto tutto un boccettone che potrebbe dare problemi ai controlli, eccetera, eccetera, quindi sì, non dico niente di che. Una maschera invece che ho adorato è questa qui, come si chiama già l'azienda? Oh mamma mia, non mi viene, ma è talmente conosciuta, adesso non mi sta venendo, Montagnier, una cosa del genere, comunque la conoscete tutti, questa qui è la maschera al cioccolato. Fantastica, è in pratica identica a parer mio a Terra Madre di Lush, che è una maschera quella da tenere in frigo, che durano 4 giorni, è fantastica, con la differenza che appunto qua non avete diciamo, un termine di consumo ed è fantastica, vi lascia la pelle veramente luminosa, ha dei poteri antiossidanti, quindi appunto è fatta apposta per ridare comunque luminosità alla pelle ed effettivamente una volta tolta, meraviglioso, cioè sì, fantastico. Magari poi dopo, se vi interessa, vi faccio poi dopo un video a parte proprio sulle maschere, perché ne utilizzo di tutti i tipi, che possono essere sia quelle in tessuto che quelle in crema, dipende da quello che è. E ovviamente ho le mie preferite e quelle no. Quindi poi dopo magari su questo, appunto per non perdere tempo qua, perché altrimenti potrei starci un'altra ora. Mi dico, questa è ottima, sì, la ricompro. La trovo soltanto all'OVS, è sinceramente questa, però quando vado ne prendo almeno 3 o 4, ma giusto perché appunto la faccio una volta alla settimana di questa tipologia, e mi piace tantissimo. Promossissima. Anche qui ho finito la maschera, la Rose Mask ultra idratante appunto di Sephora. Sì, è idratante. Sì, ne ho tante di Sephora, quindi probabilmente le ricomprerò. Altra maschera che ho terminato. Qua adesso non si vede perché è questa parte qua, l'altra parte evidentemente ce l'ho in bagno che mi aspetta. È la maschera al melograno anti-età della Sien, fantastica, 99 centesimi, doppia dose, quindi due dosi, quindi due applicazioni, è fantastica. Vi lascia la pelle bella rimpolpata, la compro, la ricompro, la ricomprerò. Poi qui abbiamo di ISDIN Intense Care la maschera illuminante e tonificante, mi sembra di aver capito, vediamo un po' se si riesce a capire dietro. Illuminante e uniformante del tono della pelle. Allora, questa la compro in farmacia. Allora, sicuramente è idratante e su quello non ci piove. Una cosa sola, è tanto grande per il mio viso. Io non è che non pe io penso di avere una grandezza standard di viso, troppo grande, quindi di difficile sistemazione sul viso, quindi diciamo che si ripiegava. Non lo so, non rimaneva adesa perfettamente sul viso come poteva essere, per esempio, una maschera di Sephora, per fare un esempio banale. Sì, era molto imbevuta, sì, mi ha lasciato un buon potere di idratante, mi ha lasciato la pelle bella idratante, quindi aveva un buon potere idratante. Uniformava il tono della pelle, non ho visto questa grande uniformità, però sicuramente la pelle era idratata. Non so, era troppo grande, non sono riuscita molto a gestirla sul viso. Allora, altra maschera, sempre in tessuto, ma questa volta parliamo di patch per il contorno occhi, è questo qua di Shiseido Benefiance Pure Retinol Instant Treatment Eye Mask.
Meraviglioso. Questo la mattina, quando la mattina mi sveglio, che ho gli occhi un po' più gonfi, mi metto, dopo che ho, appunto mi sono, ho deterso la pelle e quant'altro, metto questi patch, un quarto d'ora, tempo di fare colazione, di sistemare due o tre cosine, boh, fantastico. Lo vado a rimuovere perché si sono già comunque asciugate, sono meravigliose. Perfette, cioè io finora sto utilizzando queste, anche perché la scatola è da 10, mi sembra, patch. Mi trovo benissimo, fantastico. Sì, la ricomprerò probabilmente. A meno che non riesca a trovare comunque qualcosa di altrettanto performante, appunto, sempre per ciò che riguarda comunque il contorno occhi. Adesso, invece, velocemente voglio parlare di quest'altra maschera. È una maschera che ho trovato da Sephora e del Dr. Jart ed è la maschera Collo Neck and Chin. Sì, ha tutta questa parte qua, si occupa di tutta questa parte, quindi del contorno, quindi delle mascelle e del collo. Perché comunque è una parte che molti di noi si dimenticano, ma è fondamentale perché è inutile mantenere la pelle giovane, curata del viso e poi dimenticarsi del collo, per esempio, anche perché è proprio il collo che evidenzia e che denota la nostra età, fondamentalmente. Cioè, se abbiamo una pelle tensissima sul viso, ma poi abbiamo un collo tutto rugoso perché quando ci mettiamo la crema arriviamo fino qua e non andiamo oltre, non ce ne prendiamo cura, magari segni del tempo, ok, sul viso magari si vedranno di meno, ma si vedranno sicuramente molto di più sul collo e quindi da lì purtroppo si noteranno gli anni che effettivamente abbiamo. Quindi, detto ciò, stavo cercando appunto un qualcosa come maschera in tessuto, perché chiaramente le maschere in crema uno basta portarle giù fino al collo, appunto, e al décolleté per poter avere i risultati. Cercavo anche qualcosa in tessuto, quindi di più veloce, di più smart, da poter utilizzare anche sul collo, appunto, e questa parte qua che comunque tende appunto a sentire il peso della gravità. Quindi da Sephora ho trovato queste maschere fantastiche del Dr. Jart, come vi ho detto. Adesso vi faccio solo vedere giusto come sono fatte. La forma è questa. Questa qui è la plastica in pratica che le tiene. Sono in tessuto siliconico, quindi non è un tessuto, bensì è più silicone. Praticamente vanno appoggiate qua così e qua così. Comunque prende bene proprio tutta la parte del collo, l'ho lasciata in posa, mi è piaciuto tantissimo. Ok, terminiamo con la cura invece di igiene della bimba. Allora, ho terminato quest'acqua micellare, tra virgolette, che non è assolutamente, è la Physio Bebè, cioè un fluido detergente senza risciacquo. Deterge delicatamente fin dalla nascita, è buonissimo. Appunto, io glielo uso la mattina per detergere il viso, sempre con un dischetto di cotone, e ha un buonissimo profumo proprio di bimbo. È meraviglioso, è molto delicato sulla pelle, quindi l'abbiamo finito, ne abbiamo già un'altra confezione, assolutamente sì, lo ricompro. Poi abbiamo terminato anche dei detergenti delicati, sia viso che culetto. Questo qui in particolare della Fissan, con estratti di camomilla, ipoallergenico, clinicamente testato. Allora, io l'avevo, l'ho terminato e non l'ho ricomprato, quindi è un sì terminato, ma che non ricompro, perché nel frattempo sono riuscita a trovare invece un detergente estremamente buono, perché principalmente bio. È molto delicato, è agli estratti di biologici di avena e camomilla e della marca Natura Verde. Ha un profumo buonissimo, molto delicato anche questo. Sa proprio di pulito e ha degli ingredienti decisamente, decisamente migliori. Allora, qui dice che è un detergente delicato mani e viso. Si prende cura dell'igiene quotidiana del tuo bebè rispettandone il suo pH naturale. Qui ripeto, c'è scritto viso e mani. Io però glielo uso anche per la pulizia della zona intima. È molto buono anche perché comunque mia figlia ha una pelle estremamente delicata. Sapete, ve l'avevo anche già accennato che ha una
dermatite non continua, non perenne, che però a fasi alterne comunque si ripropone. Le lascia la pelle veramente idratata, non arrossata, quindi è un ottimo prodotto che è terminato e che ho già comunque ricomprato, quindi perfetto. Sempre rimanendo per la bimba, abbiamo terminato queste salviette che utilizzo appunto in casi di necessità estrema. Utilizzo queste qua delle Trudi, che probabilmente non hanno degli ingredienti fantastici, però sono le uniche che non irritano la pelle della bimba. Quindi, gioco forza, continuo a comprarle perché comunque appunto non irritandola, non facendola appunto venire la pelle rossa, quindi vuol dire che ben sopporta comunque gli ingredienti che comunque hanno queste salviette. Poi ok, il profumo è buonissimo, è delicato appunto anche perché c'è scritto è al nettare di fiori, quindi un odore di fiori ma molto molto delicato anche, tendente al miele, comunque molto molto buono, e continuerò sì a prenderle, è un terminato che sicuramente ricompro. Ultima cosa per la bimba, ho finito questo shampoo, non è quello adatto proprio per i bambini, ma l'avevo io, per me era troppo, troppo forte, nel senso che mi seccava troppo i capelli per il discorso che facevamo poc'anzi. Su di lei invece, visto che comunque ne avevo una piccola quantità, l'ho utilizzato anche su di lei, avendo sempre questo problema di dermatite, noi dobbiamo utilizzare comunque dei detergenti non schiumosi, ma piuttosto idratanti, comunque oleosi, e appunto questo per i capelli è servito, è ottimo. Il profumo comunque è erbaceo, ma non troppo forte, le lasciava i capelli comunque puliti. Ovvio, adesso questo lo termino, l'ho terminato, l'ho getto. Per lei ho comprato quello appunto apposta per i bimbi. Terminiamo invece con due prodotti appunto terminati dal mio compagno. La prima è questa schiuma da barba, Gillette Series, non perché, ecco, piccola parentesi, non perché lui non termini i prodotti, ma che comunque utilizza molto, molto quelli che già vi ho fatto vedere. Gran parte di quelli che vi ho fatto vedere sono quelli che utilizza anche lui fondamentalmente. Ci sono questi invece che magari sono più particolari, ecco, è giusto per. Abbiamo finito questo, la schiuma, il gel da barba, comprato perché era in offerta, penso che uno, non so, bisognerebbe chiedere a lui, ma è detto che si trova bene comunque più con i gel che con le schiume, quindi presumo che se dovesse essere di nuovo in offerta comunque lo ricompri o quant'altro, comunque sì, un gel da barba, né più né meno. Ultimo prodotto, ha terminato uno dei suoi profumi, è il Burberry for Men, uno de toilette. Questo è la versione, questo qui è il flacone da 30 ml, è molto buono, molto molto buono. È un profumo un po' dolce, è particolare perché comunque ha delle note dolci, è sì da uomo, è decisamente da uomo, nel senso che non è un profumo che potrebbe utilizzare una donna, però è molto molto buono. Vi leggo anche la piramide olfattiva che sono riuscita a trovarla sul web. Allora, abbiamo come note di testa il bergamotto, la lavanda, la menta e il timo. Come note di cuore il legno di sandalo, il gelsomino, il cedro, il muschio di quercia e il geranio. E come note di fondo, ed è quello appunto che vi dicevo, comunque è un profumo che comunque lascia comunque la dolcezza finale, il muschio, la vaniglia e l'ambra. Quindi proprio note molto simili a quelli, sono diciamo note di fondo che si possono trovare in moltissimi profumi da donna soprattutto. Quindi è un profumo veramente, veramente eccezionale. Quindi se siete interessate, visto che anche Natale si sta avvicinando, portate il vostro lui in profumeria, provate a farglielo sentire e se gli piace, io ve lo consiglio, fantastico. Bene, io ci ho messo una vita, non arriverò mai più ad avere così tante cose da farvi vedere, cercherò di farli prima, magari video, così almeno i video saranno meno lunghi. Vi ringrazio, se avete dei commenti, se volete chiedermi qualcosa, mettete pure dei commenti qua sotto.
mettete tanti like e iscrivetevi al mio canale. Grazie, ciao ragazze!